Corvino Bike, via Taverne 57, Nocera Superiore. Rivedere in tempi brevi l'ordinanza dell'ANAS che, a partire dallo scorso 1 aprile, ha istituito il dispositivo delle targhe alterne sulla statale 163 Amalfitana. E questo l'appello che si è levato dalla costa d'Amalfi, rivolto in particolar modo al prefetto di Salerno Francesco Russo, affinché possa intervenire presso l'ANAS per modificare l'ordinanza che, in un periodo di gravissima crisi economica causata dal Covid-19, rischia di aggravare ulteriormente la situazione. Nei giorni scorsi, sulla scrivania del prefetto Russo, del governatore Vincenzo De Luca e del presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, sono giunte numerose lettere, tra cui quelle degli operatori economici di Cetara, dell'Associazione Nazionale Lavoratori Stagionali, degli operatori dei bus turistici, del Sindacato Italiano Balneatori, dei ristoratori, albergatori ed operatori turistici di maggiori e minori, nonché dell'Associazione Bed and Breakfast e Affittacamere della Campania, per chiedere soprattutto l'annullamento delle targhe alterne e il libero transito dei bus turistici di lunghezze inferiori agli 8 metri. Anche la conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi, come spiegato dal primo cittadino di Minori Andrea Leale, è al lavoro nelle sedi istituzionali affinché l'ANAS riveda l'ordinanza. Noi ce la metteremo tutta come conferenza dei sindaci della costiera amalfitana, un altro appello al prefetto e al prefetto e all'ANAS di poter annullare l'ordinanza che è entrata in vigore il 1 aprile e che impone le targhe alterne ed altre limitazioni. È un'ordinanza che non ha più motivo di esistere per quest'anno e io credo, faccio un appello a Vincenzo De Luca, al presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone, ai colleghi sindaci e al capo compartimento dell'ANAS di annullare questa ordinanza ad horas e di studiare in questi mesi con la conferenza dei sindaci un serio provvedimento che può essere la famosa ZTL proposta dal sindaco di Amalfi per controllare le quattro porte della costiera. Questo è un provvedimento che si può fare in mezz'ora, rimettendo in vigore l'altra ordinanza e dando un po' di ossigeno agli operatori economici e del turismo della costiera amalfitana. La conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi nelle prossime ore inoltre istituirà una task force per programmare nel migliore dei modi la fase 2, mettendo al primo posto la sicurezza, condizio sine qua non anche per la... La nostra condizione economica è di pari grado importante a quella sanitaria, quindi con attenzione, con responsabilità, con uno spirito di diventare tutti, amministrazioni comunali, operatori del turismo, cittadini, soggetti attivi di protezione civile contro il coronavirus, ma dall'altra parte dobbiamo per forza far ripartire l'economia per non creare problemi seri sul sociale. Questo è quello che chiediamo al governatore De Luca, di analizzare e di cucire sul nostro territorio delle regole certe, delle regole fattive, ma regole che ci permettano di lavorare. Ho fatto una lettera al governo, stamattina parte un'altra lettera per la Regione Campania, diretta al governatore De Luca, dove la conferenza dei sindaci, che credo domani varerà una task force di esperti per poter bene analizzare tutti questi fenomeni e per consigli utili affinché la costiera amalfitana da Vietri ad Agerola possiamo in toto prendere delle direttive e prendere dei provvedimenti univoci che rappresentano tutto il territorio della Costa d'Amalfi,
cucendo bene e a misura tutti i provvedimenti rispetto ai metri quadrati delle spiagge, delle pasticcerie, dei ristoranti, degli alberghi, dei nostri spazi all'aperto. Ce la vogliamo mettere tutta, ce l'abbiamo fatta a superare la prima fase e ce la faremo in questa seconda fase ancora più delicata